Benissimo, benvenuti anche oggi come al solito per Interstellar 100, il canale di YouTube abbinato a Radio Astral Fly, combinato dal 1977 fino ad oggi con sempre nuove esperienze, più di 230 video nuovamente sul nostro canale, sia musicali, documentari e informativi. Cerchiamo di dare una nuova coscienza in base sia cyberpoetica come cyber top art in diverse basi, e volevo ringraziare come prima cosa tutti gli amici che ci seguono da anni, perché non è che parliamo tanto, più che altro facciamo parlare anche tanti altri artisti e tanti servizi di documentari dalla rete e naturalmente anche dai media un pochettino più alternativi di quelli del mainstream, e diamo sempre un nuovo concetto sulla base anche un pochettino più o meno direi che noi chiamiamo come da sempre, che l'archeologia industriale ci dà veramente un buon tono e delle nuove informazioni. Scriveteci allora ancora su YouTube Interstellar 100 sotto i video quello che pensate e le vostre opinioni, che sono importantissime, che creano nuove cose che adesso si abbineranno anche su una nuova rete collegata alla AZK, la coalizione anticensura, un nuovo metodo di informazione senza censura sia nella rete che anche su certi giornali e televisioni a livello internazionale, dove che è interattiva, che praticamente colui che segue i programmi può partecipare e dare le proprie idee. Questo che vi volevo dire semplice dunque, oggi si trattava della riconoscenza tra la persona giuridica e la persona naturale, che sono due cose completamente diverse, e abbiamo scoperto in rete che ci sono vari documentari che risalgono fino al 1540 e anche ancora oltre indietro a riguardo di quello che tanti poeti scrivono nei loro libri, che la nostra società praticamente è un cimitero di gente morta, e ora abbiamo anche la documentazione realmente trovata nei libri di storia, nei documenti storici, che dal 1540, con praticamente, se voi avete il certificato di nascita, è quasi una cosa che vi rende morti secondo la giurisprudenza, come proprietà sia dello Stato e naturalmente anche della Chiesa, che è abbinata a livello internazionale fino alla Banca Centrale Planetaria. Una strana storia che potete trovare su vari documentari e vari servizi video di YouTube, che dà la conferma di questa cosa che io chiamerei cyber poetry, la poesia cibernetica, che dà anche un pochettino l'idea di come funzionano le strutture, le varie caste della nostra società. Vi consiglio dunque di rimanere abbinati sempre seguendo Interstellar 100 per trovare nuovi concetti, nuovi documenti e nuove prove sul funzionamento cibernetico e anche psicotronico dal 1800, di come funziona la nostra società, com'è la rete naturale, sociale, che esisteva prima dell'internet, che adesso con l'internet viene naturalmente fortificata, e la psicotronica naturalmente ci collega, come dice già la parola stessa, all'anima con l'elettronica, che verrà sempre di più una cosa abbastanza allucinante secondo me, che ha una certa pericolosità. Tutti quanti in giro col telefonino attaccati al computer, bisognerebbe seguire dunque questa scematica, diciamo, scientifica sulla base, e ognuno può orientarsi da solo, prendere le notizie in rete e farsi una propria opinione di come funzionano le cose. Senza andare nei particolari, dunque, era semplicemente un video piccolino informativo per darvi qualche spizio di controllo, che anche nel mondo musicale, nel mondo della letteratura, viene sempre più profumato per il momento, nella base che la gente vuole sapere esattamente che cos'è il sistema, come funziona e che possibilità ci sono. E stavamo dicendo appunto la differenza tra la persona giuridica e la persona naturale è che praticamente la persona giuridica viene automaticamente messa a contratto con il certificato di nascita,
Quando nasce, i genitori firmano il certificato di nascita e danno praticamente il figlio come proprietà del sistema. E fino alla morte, naturalmente, rimane proprietà del sistema, che è la persona giuridica che praticamente non è una persona autodeterminata, ma che segue esattamente il sistema, e legato al sistema fa solamente quello che il sistema permette. Però la persona naturale invece ha la possibilità di dichiararsi viva, cioè ci sono questi documenti, dichiarandosi viva naturalmente può uscire dal sistema, però perde naturalmente tutti i diritti di cittadino. Sarà una persona naturale, però non avrà per esempio il diritto di avere un conto in banca, non avrà il diritto di poter vivere in quel modo che già costa abbastanza, ma per vivere gli costerà magari 10 volte di più. Dunque la libertà ha un prezzo di più o meno 10 volte di più di quello che costa a non essere liberi. E lì è il problema del concepimento dell'idea di cos'è la differenza tra la persona giuridica che praticamente non vive libera, ma vive secondo il sistema, e invece la persona naturale che ha la possibilità di uscire dal sistema e scoprire naturalmente nuovi mondi e nuove possibilità di creare, secondo la propria autoterminazione, l'idea di come vuole vivere liberamente, che non è semplice sicuramente se abbiamo poi il sistema naturale, la natura e poi la civilizzazione, che è un altro sistema che forse va anche un pochettino contro natura. Io comunque non è che sono ancora in chiarezza secondo di come si può dare delle idee, ma siete voi che seguite i nostri programmi, seguite le nostre osservazioni, che naturalmente ci date sempre nuovi stimoli e dateci le vostre informazioni, fateci sapere come la vedete voi e naturalmente scambiandoci le idee, le informazioni, pian pianino qualcosa si può naturalmente creare. Dunque vi ringrazio, adesso sono ormai quasi 37 anni che ci seguite, bellissimo, grazie ancora, dateci le vostre idee e vediamo di continuare di fare del nostro meglio. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, a presto.